cose, la sabbia e l'acqua. Hai beccato il ferito? No, io no. Solo l'acqua. Cioè, a posto di acqua, a quest'ora arrivate, bravi! Non dovevamo bagnarci. Già corso, già bravi, bravo. Sei già premiato? Sì, sì. Perché non ho fatto in tempo a fare tutti. Di lunga... Ma sei stata premiata, Eugenia? No. Non premiano, eh? No. Non con le vestite di nero. E con la treccia tipo Heidi. Vado a cercare. Ma scusa, era l'ultima tappa del top 10. No, ne manca una. Cioè, ma cosa c'hai? 2 giorni e mezzo di vantaggio. E non è venuta neanche la Martina oggi. Dunque hai. Scarce. 2 giorni. So che avevo una gara in pista ieri. Ecco. Hai 2 giorni di vantaggio adesso. Speriamo. Dunque, scusa, la seconda diventa la. La somma a Marianza. C'era. Se continua così piove, Marco, eh? Bagniamo adesso. Ma facci vedere qualche volta, gatto! Siete troppi! Se vuoi fare intervista a Contador? No, contento che alla fine sono riuscito a battere Luca. Sì? Sì, mi ha sverniciato una velocità triplicando la mia sullo strappo quello. Però mentre mi passava entro me pensavo. Ma adesso scordiniamo, poi facciamo il cuore. Ma che cosa? Nel nostro aperto? Nello strappetto sei stato dietro. Nello strappetto lui è partito dietro e mi ha passato a tripla velocità. Ah, è Dio, tu dici uno strappetto. Lo strappetto quello che. Vieni Rani! C'è il Beppe che ti deve fare l'intervista. Quanto mangio? Sì. Quando avete sapere? Chi è che ha vinto? Quando è mezzo servizio, dice le gare. Oggi è però giocava in casa. Sì, oggi sono arrivato. Anche sono divertito. Cioè, dietro chi è che è arrivato? Chi è che è arrivato dietro? Dietro? Carlo, bello. Dietro sono arrivate 600 persone. Ma com'è andata? Bene? Bene, bene. Ti ho visto bene? A parte il problemuccio al tendine d'Achille che vediamo di risolvere poi. Aspetta, non stai... Eh? Oh, male. Sì. Tu, il tendine, tu? Io. L'unico che sta bene sono io? Certo, non corro. In attesa, siamo sempre in attesa delle premiazioni finali del Tenevero, ecco, ne approfittiamo di questa pausa, abbiamo il vincitore, quindi Rone, abbiamo il vincitore della, per il secondo anno consecutivo della strada, abbiamo Rone Fuochi. Come? Le fans! Dove sono le fans? Leggo Giusy, Lori, Samantha. Oh, guarda che il 31 luglio mi sono sposato. Non è da scherzare, perché se succede qualcosa sono soldi. Tra i supporti che potevo portarla a casa e portata a casa. Infatti c'è stata una fase iniziale di studio, i primi chilometri, e poi abbiamo visto la differenza è stata fatta sullo strappo finale, qui all'ultimo chilometro. Sì, sull'ultima salita sapevo di che era molto lunga, quindi sapevo di partire piano e attaccare verso la fine, e è andata bene, sulla fine l'ho staccato e poi sono andato. Diciamo un arrivo, non dico in volata, ma quasi con due, no? Infatti abbiamo visto distacchi anche dietro che erano abbastanza pesanti rispetto, non so, al quinto, sesto, poi c'è stato un buco
veramente importante, quindi ho usato un po' di bagarre all'inizio. Eccolo. Oh, ne manca una, eh? Eh? Una domanda. Che cosa? Ah sì, per finire. No, qual è l'ultima? Non lo so. Non mi ricordo. L'ultima è doppia di oggi. Cardana di Gesù. Vai, ci siamo. Hai un giorno di vantaggio sul verme. 23 ore di vantaggio. Cioè, posso partire il lunedì mattina, io posso che la domenica mattina. Ma cos'è? Quanto hai di vantaggio? Non so. Avevo 3 minuti, non lo so. 3 minuti. Poi oggi ho preso qualche secondo. Ci sei, dai. Poi c'è la buono, c'è il cattivo. Anche lui si sta preparando. Mettiti la bene. Sta dicendo, guarda che lui ha preparato tutto per Cardana. Ti darà 4 minuti a Cardana. Non entro nessuno dei due a Cardana. Cardana vuol dire fuga iniziale. Sento la fuga iniziale a Cardana. Il mio non si taglia il traguardo. Hai visto Aru? Ci vediamo allora oltre a Cardano, eh? Scatola è lui qua, eh?